Riccardo del futuro, mi sono dimenticato di dire che, visto che manca un mese al mio compleanno, ho deciso di ripubblicare la wishlist di Amazon come gli altri anni. Vi ricordo, però, se è possibile, non inviatemi complimenti di arredamento perché ancora abito in condivisione e non saprei dove metterli. Li ho messi per un futuro ancora molto lontano. Purtroppo. Grazie. Vi lascio al video. Lumos! Salve a tutti, Colors e Potterheads, e benvenuti in questo nuovo video. Sarete contenti di sapere che, almeno per quello che riguarda i primi due film della saga di Harry Potter, riuscirò a realizzare un video differenze libro-film grazie a degli articoli trovati in rete. Vi devo però dire che sono però scritti in una maniera abbastanza sprezzante e da una parte ben precisa, quindi non li leggerò completamente, non li linkerò, cercherò di fare una sorta di riassunto. L'importante è che sappiate che non sono parole mie e che non sono informazioni che ho detto a memoria. Inoltre, aggiungerò là dove mi ricordo altre differenze che per ovvie ragioni di spazio non ci sono scritte. La prima differenza che non vedo scritta nell'articolo tra libro e film della pietra filosofale sono i capelli di zia Petunia, in quanto ricordo nettamente che la signora era descritta come una signora bionda e l'attrice di cui in questo momento non ricordo il nome, che magari aggiungerò in fase di editing, ha i capelli nerissimi o forse castano scuro, non so, sono colori che confondo perché soffro di un discreto daltonismo. Comunque, l'altra differenza che ho notato nel film e ho annotato ma non ho ritrovato nell'articolo sta nello smistamento di una bambina di tasso rosso che nel libro, anche in italiano, quantomeno la prima traduzione, e si usa un bounce, e nel film diventa uno sconvolgente Susan Ossas. Che dire? Consultiamo infine l'articolo per alcune differenze che io non sarei stato in grado di ricordare, mentre altre sì. La prima differenza, che non riguarda tutta la saga, ma in particolare la pietra filosofale, è la scomparsa parziale di Arabella Fig, che verrà fuori nel quinto film durante l'udienza davanti al Wizengamot di Harry Potter per l'infrazione magica commessa in presenza degli Senatori. Un personaggio invece è sparito in tutti gli 8 film che doveva essere presente fin dal primo capitolo della saga è Pix il Poltergeist. Quindi non lo sentiremo mai nominare, le uniche rappresentazioni solitamente sono tratte dal gameplay per PC che molti di noi ricorderanno. È stato inoltre omesso il professor Roof, insegnante di storia della magia, fantasma, del quale, le uniche rappresentazioni che si ritrovano risalgono, penso, al gioco Harry Potter Hogwarts Mystery che ho recensito un po' di tempo fa e della cui recensione vi lascio il video nelle schede in questo momento. Però comunque sia, era un personaggio che non solo secondo l'articolo stesso, ma anche secondo il sottoscritto, non andava tagliato in quanto ha la sua importanza. Altra omissione è il primo vero incontro tra Harry e Draco Malfoy che non avviene a Hogwarts ma a Diagon Alley in un negozio per
l'acquisto di divise scolastiche. È stato inoltre omesso il duello su cui i due si erano accordati, che si sarebbe dovuto svolgere nella sala dei trofei. Di riflesso, con l'eliminazione di Pix, ne ha risentito in più punti anche l'eliminazione dei gemelli Fred e George Weasley. Io ad esempio mi ricordo una cosa che per brevità ovviamente non c'è nell'articolo. Però, quando i gemelli decidono di lasciare Hogwarts, dicono questa frase: "Falle vedere i sorci verdi anche per noi, Pix." E c'è la scena di Pix che si inchina ai gemelli Weasley, togliendosi il cappello, lui che non aveva mai preso ordini da nessuno. Una scena molto divertente che fortunatamente è rimasta è stata quella di quando somigliandosi molto nel primo film soprattutto, cercano di prendere in giro la madre. Fingendosi l'uno l'altro, trattandosi di gemelli monozigoti, se non sbaglio si chiamano così. Un'altra scena tagliata brutalmente dal libro, è quella in cui gli zii Vernon e Petunia accompagnano Harry Potter alla stazione. Almeno a me personalmente sembra di ricordarla. Invito Potterhead più bravi di me eventualmente a correggermi se sto sbagliando, ma io ricordo questa scena in cui gli zii accompagnano Harry alla stazione di King's Cross, probabilmente impauriti dalle minacce di Hagrid. E soprattutto perché ricordiamoci, loro conoscono bene l'identità di mago di Harry e hanno cercato di nasconderla in quanto sono dei babbani che rifiutano la magia e non vedono, non hanno mai visto di buon occhio la madre di Harry e né tantomeno il padre James. Quindi probabilmente per paura delle minacce di Hagrid e della coda di porcellino che Hagrid ha fatto spuntare a Dudley in maniera del tutto meritata, lo accompagnano alla stazione. Questa scena è stata totalmente omessa e nel film è Hagrid che accompagna Harry alla stazione, salvo poi lasciarlo totalmente in balia di un luogo pieno di persone, venendo preso per pazzo perché cerca il binario 9 3 quarti, che è stato, ricordiamolo, volutamente lasciato dopo aver girato il film, ma prima di fatto non esisteva. E niente, praticamente Hagrid lascia un bambino di 11 anni soltanto. Sì, certo, soltanto. Bloopers. Lascia un bambino di 11 anni solo in una stazione affollata. Io per questo video ho finito. Commentate qui sotto se il video vi è piaciuto, condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto fatemi presente altre differenze che non sono state menzionate né dall'articolo e né da me, se ve ne sono ovviamente. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, ne girerò almeno 3 credo in totale, non so ancora l'ordine in cui li metterò, comunque sarò sempre vestito uguale, fatevelo piacere. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Alla prossima. Nox.